Buongiorno ragazzi, allora come avete visto di pulizie questa mattina, oggi non ho portato Auri a scuola perché tra un po' andremo al mare e quindi andrà con Dodoino al mare. Comunque adesso devo stendere la seconda lavatrice. La seconda in realtà perché una l'ho piegata e ne ho messa su un'altra e questa adesso la vado a stendere. Si è svegliata la mia principessa che sta facendo colazione mentre gioca con i Lego, vero? L'ho già vestita, sistemata e sto preparando anche la borsa per il mare, vero? Vero. È buono lo yogurtino? Sì. Yogurt e burro d'arachidi, a lei piace un sacco. Allora ragazzi, sto preparando il pranzo da portare al mare e farò riso basmati con tacchino e ci aggiungo la rucola. Filippo si è risvegliato, è vero amore, adesso facciamo merenda. Ecco fatto, riso pronto, adesso lo lascio un pochino raffreddare e poi lo metto nei contenitori e nella borsa frigo. Sto preparando la lunch box di Auri, qui metterò il riso e qua ho messo le susine sia per lei che per tutti, insomma, per me e Claudio. Ok, box preparata, mi sono messa in costume e pantaloncini e adesso si va al mare. Ed eccoci ragazzi, arrivati al mare. Tra l'altro fa anche con venticello, si sta proprio bene. Qui c'è Filippo che sembra gli intoccabili. Guardate che carino, che c'è anche la bandiera del pirata, c'è anche i giochini, che carini. Qui c'è anche Aurorina. Chi è? Chi c'è qui dentro? Aurorina, sei nel bruco. Mamma. Ciao, cucù. Eccola. Eccoci arrivati. Non si ciuccia l'acqua del mare. Ma lui vuole ciucciare il dito tuo, vale? Il dito mio è peggio. Che fai? Posso andare in ferie. Sta nella piscinetta perché almeno siamo all'ombra. Lui è proprio piccolo piccolo. Isabella dorme come sempre. Avale, cosa? Chi viene pomeriggio? Quella delle treccine. E come si chiama? Anta. Anta. Perché Valerio si farà le treccine e anche io. Me le vuoi fare pure io, però mi conviene per due giorni, chissà quanto sei prendo. Madonna, ecco la principessa, guardate che sexy con questo tutino. E lì ci sono le due pesti. Devastazione. Oggi Aurora ha il costume da principessa, da sirenetta. È vero Aurora? Tu Edo che costume hai? Che costume hai tu Edo? Di Spider-Man. In tutto ciò mia sorella ha portato pure i tronchi per fare la lotta in mare, ma dopo la facciamo. Dopo la facciamo la lotta. Io sì, devo rimanere in equilibrio. Capito, pure quando stavo in missione mi pensavo che mi mandavi in regalo. Era il minimo perché mia sorella ti odiava. È vero. Dobbiamo raccontare in un video, invece ci sta. Che Bettolo mi ha parlato per quasi... Manco a me. No, perché abbiamo litigato io e mia sorella. Tutti di conseguenza eri con lei. Per un annetto mi ha parlato, ho dovuto riconquistare la sua fiducia. Ma di te sti cazzi, cioè, la cosa importante è che io non ho parlato con lei, cioè, ci rendiamo conto. Comunque mia sorella ha già trovato per fare shopping, cioè un banchetto a un euro. E le treccine, e il banchetto. Guardate com'è trasparente qui l'acqua, wow. E chi c'è qua? Chi c'è? Aurora, col papino. Sotto l'ombrellone con Filippo, eh. Uffa, il banchetto tutto a un euro è andato via. Ci sta solo questo che vende costumi a 5. Tornerà? Filippo dorme e ora mangeremo. Aspetta. È ora di pranzo, che mangi? Le susine e il riso. Amo, com'è questo riso senza olio? Promosso? A me piace tanto il sapore del riso basmati. È associato al pollo. È tacchino. Al tacchino e alla rucola, è buonissimo. Così, senza niente. E qui il mio amore piccolo che mangia? L'insalata di riso. È buona? Senti Aurora, io ho portato 6 susine, 2 per 1, te ne sei mangiate 4 da sola. Pure Filippo ora riso.
Fai vedere come mangi. No. Vabbè. Comunque ci sono le prove, ce l'ho anche qui. È qui. No, 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 no. Fallo tu. Tocca a te. No, 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 no. No, 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 Filippo. No, no, no. Così. No, 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 no. Prova un po' a farlo tu. Filippo? No. Oggi non va. E qui c'è mio nipote che si è preso la granita. Come la chiamate? Granita o grattachecca? Io tutte e due. A che gusto l'hai presa? Coca-Cola. Beh, buona. È arrivato il momento treccine, Vale, sei pronto? Vediamo come diventerai, questo è il prima. Ma io blonde, eh. Blonde, ok. E dietro c'è chi ronfa. Come va, Vale? Bene, bene. Dai, Valerio, abbiamo quasi finito, come va? Bene, bene. Sento un po' di dolore, però vabbè. Vale, così sei meravigliato. 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 Dai che è quasi finito, eh. Sì, poi sembra quasi David Beckham. Mi fia dorme. Vale, come va? Abbiamo finito, guardami. Sono di quelle, te li leghi dietro. Dopo le leghi. Ma te vai contro un po' di cera? Ti piacciono i capelli di Valerio, papà? Sì. Io penso che la cera quello che ti... Sono figli, stai proprio bene, amore. Che guarda che guapo che sei, Valerio. Che guapo. Ti è legati, so anche un tocco in più. Girati. Ti è. Troppo bello sei, purtroppo. Con lo specchio, Vale. Hai visto tuo cugino? Oh, che bello. Sì, Vale. E adesso tocca anche a lei, ragazzi. Io le faccio alla francese perché quelle che mi piacciono ci vogliono 4 ore. Vabbè. Quindi la richiamerò. A Roma, sì. Abbiamo cominciato, ragazzi, eh. Quello, quello bianco era sciolto, là. Andiamo in un'altra cosa. Sì. Quasi fatto. E poi a chi tocca? Davvero? Come Elsa? Wow! Questo? Scegli un altro, scegli tre. Scegli un altro, papà. Rosa, che ti piace tanto, e argento. Ok, rosa e argento. Sei pronta, Mora, per diventare una sirenetta Elsa? Davvero? Queste due? Ti piace? Dai, me le ho te la metto io. Ecco qua, ragazzi, il risultato è strepitoso. Mi ha messo anche... Bellissimo, guardate qua questi due, aspettate. Diamantini. Wow, e poi guardate che trecce lunghe. Ma quello che a me piace tantissimo, girati un po', guardate l'intreccio di colori, ragazzi. Poi queste due treccine piccole, veramente, veramente bella. Sì, 30 euro poi. Ragazzi, allora, siamo tornati dal mare, non so dove abbiamo trovato la forza e il coraggio, ma stiamo andando praticamente a cena da una mamma del nido, che praticamente è tornata dalle vacanze e quindi vuole rifar vedere la bimba, che è la migliore amica di Aurora, ad Aurora, e quindi ci siamo tutti docciati, preparati. E stiamo andando. 40 minuti. Mamma mia, sì, io sono stanca morta, vorrei solo dormire. Comunque in tutto ciò mi ero scordata della comodità delle trecce, perché praticamente manco ti devi fare i capelli che sei subito pronta. Però vi posso dire una cosa, forse preferivo quelle più larghe senza le due laterali. Però vabbè, cioè alla fine comunque mi piacciono. Però magari vederle più grosse, non lo so, mi sento tipo belata. E mi sono scordata pure quanto si sta freschi così. Allora, ragazzi, volevo farvi vedere l'ordine di Shein. Allora, praticamente ho preso questi elastici a 1 euro, neri e bianchi, perché io ce li ho solo colorati, però certe volte è meglio nero e bianco. Poi queste, che sono tipo delle mutande che arrivano a vita alta, contenitive, sono bellissime sia se avete tipo dei vestiti semi-trasparenti d'estate, ma anche se volete avere una figura più snella sotto i vestiti. E vi dico che sono veramente perfette, io ne ho già preso un paio, questo è il secondo e ve le straconsiglio.
Poi ho preso, vabbè, capi per Claudio, che adesso li vediamo insieme. Una serie di infiniti portafogli, no scherzo, due, dove Claudio già ci hanno messo i documenti. Allora, uno è fatto così, sono anche portatessere, vedete? Sì, ormai uso solo questi tipi di portafogli. Tu fai così, tipo, escono le tessere. Sì, esatto, e ne rompe tipo tre l'anno. Si possono mettere i soldi. E poi vabbè, altre tessere. Esatto, sono scomodi solo per gli spicci. Spicci non ne hanno. La cosa carina è che c'hanno anche questo qua sotto, che praticamente ti butta fuori le carte, le sì, tessere. È una molla. Esatto. E Claudio usa sempre questi da tipo 3 anni, però il bello è che ne rompe 2 l'anno. Rompo la molla. La molla, esatto, li troviamo sia da tipo nei negozi così, ma anche su Shane, che costano 2 euro, ecco, tanto per certo, fine che fa Claudio. Cambi, sì. Sì, ma tanto l'abbiamo comprati anche nei negozi a 25, sempre la stessa fine. Va bene, adesso ci fai vedere anche quello che ti ho preso. Sì. Comunque raga, siamo così, mamma, è il giorno dopo, non è il seguito di ieri sera. E come vedete, per normalizzare la casa, adesso mi metterò a lavare i piatti, ma non li facciamo quasi mai la sera noi, perché siamo morti, arriviamo la sera a cotti. Allora, ci abbiamo un completo con una maglietta Las Vegas. E lei? Los Angeles. Ah, ok, Los Angeles sta dietro. Vabbè, ti piacerebbe andare a Las Vegas? Sì, che c'è la scritta verde. Poi un altro completo, perché ormai io lasci proprio solo completi. Questo però c'ha una camicetta. Vabbè, sì, è un po' più elegantino, comunque è un da po' più spiaggia. Fresco, esatto, sì. Quando fa un aperitivo tipo spiaggia col pantalone abbinato. Col suo fidanzato Mirko. Sul beige. E poi. E poi questo in realtà doveva essere un jeans, ma credo che ho sbagliato. Forse è un vestito mio? Che cos'è? No, è un pantalone e una maglietta. Ah, ok, ti ho preso un terzo completo. Tu ti hai ripreso 3 completi, boh, non mi ricordo. No, vabbè, comunque lui li mette nel carrello e non li compra mai. Qua c'è un asso. Ah, ok, allora forse te l'ho preso io, ma ti volevo prendere anche il jeans, ma sai che il jeans l'ho lasciato nel carrello. Vabbè, non ti preoccupare, col pantalone abbinato. Comunque no, è un asso di? Di picche. Bravo. Vabbè ragazzi, niente, adesso iniziamo una nuova giornata, sfatti. E basta, a domani con una nuova giornata. Ciao.